Salve ragazzi e bentornati sulle Wi-Fi Battle di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. In questo nuovo episodio di oggi andremo a vedere un'altra sfida parecchio bella, fatta con uno sfidante del PSS parecchio tosto. Come potete vedere, ho anche cambiato un po' lo schema del mio team. Cosa voglio dire? Beh, intendo dire che il set è praticamente rimasto con Mega Beedrill, ma con qualche piccola modifica qua e là, con un Pokémon con dei Pokémon, diciamo, a parere mio, molto più forti rispetto a quelli della scorsa Wi-Fi Battle. Magari scrivetemi un commento qui sotto su cosa ne pensate di entrambi i team, intendo dire dei Pokémon di entrambi i team, e se è meglio ripristinare qualcosa, qualche membro, e riportarlo in team, magari. Sì, ci potrebbe anche stare, perché no? Per il resto, fateci l'abitudine, cambierò moltissime cose. Dunque, quindi direi di iniziare subito. Parte la sfida di Javier. Il primo suo Pokémon sarà Scolipid. Mi puzza di strategia questa qui. E allora andrò di Beedrill come al solito. Mi mega evolverò e automaticamente cercherò di, come dire, sfuggire a questo Scolipid. Ma, ahimè, userà protezione. Ok, fin qui. Retromarcia, non possiamo usarla. Automaticamente, è uno Scolipid con acceleratore, sì. L'intenzione quale sarà? Boostarsi tantissimo l'attacco e la velocità in modo tale da trasferire le statistiche con staffetta al Pokémon prestabilito da lui, che in questo caso io non lo sapevo. E poi ho visto subito dopo. Adesso, cosa ho fatto? Ho attaccato, si è riprotetto, stavo per riattaccare con Giravita, però purtroppo ho perso un turno. Automaticamente riusa staffetta, ritorna in team, per inserire in campo Crocodile. Davvero ragazzi, all'inizio di questa battle l'ho detto, mi sono detto, sarà qualcosa di impossibile. Intanto con Giravita mi sono convinto del fatto che potevo anche farcela, perché ho dimezzato i punti vita del Crocodile. Però subito dopo, con un terremoto da parte sua, il mio Mega Beedrill non ce l'ha più fatta. È più che palese la cosa, però comunque ha avuto una buona stabilità. Ed ecco che entra in campo Mamoswine, una new entry. Automaticamente Crocodile switcherà e io ho detto... Wow, quindi c'è ancora una speranza di vita per me? Perché davvero con le statistiche dell'attacco e la velocità al massimo mi aspettavo qualcosa di tu morirai e basta, una cosa del genere. E quindi sì, diciamo che mi si è risollevata leggermente la situazione. A questo punto con Mamoswine ho deciso di attaccare con le levitorocce, dato che Kingdra si è protetto. E quindi è stato un altro punto a mio favore, perché con le levitorocce toglierò molti punti vita dopo ogni switch da parte sua, ecco. Adesso Sylveon, altra new entry, subirò un'idropompa, ecco, già fatto, però senza alcun successo. Adesso Sylveon possiede gli avanzi, Kingdra userà tossina, ecco qui. Mi avvelena. Iperavvelena. Userò Gran Voce. Gran Voce è super efficace su Kingdra, perché ricordo che è un tipo drago, quindi non capisco il perché di questo. Non lo so. Poteva anche switchare, per quanto mi riguarda, però va bene comunque. E dato che con Sylveon, se non sbaglio, è Pelle Folletto l'abilità. Sì. Sono riuscito comunque a portare le mosse di tipo normale in folletto e attaccare portandole al super efficace. Dipende dal Pokémon che mi ritrovo davanti. Adesso Scolipid ritorna boostandosi un'altra volta con questa sua solita strategia. Io ho deciso di fare rintocca sana in modo tale da ritornare, restabilire la mia salute, ecco, togliere l'avvelenamento. A quanto pare l'intenzione di Scolipid è sempre quella. Usa protezione e sotto certo aspetto mi inganna, perché stavo per usare Gran Voce. E quindi sì, per adesso va così. Acceleratore, si ribusterà ancora un bel po'.
Adesso, staffetta. Che intenzioni ha? Beedrill. Stavolta entra in campo Beedrill. Beedrill, che tra l'altro Pokémon di cui io mi aspettavo una mega evoluzione. Automaticamente uso gran voce perché era già settata dal turno precedente. Faccio un bel po' di danni, il giusto più che altro. Userò protezione in modo tale da ripararmi e fargli, come dire, ecco, velen puntura. Tra l'altro l'ho schivato pure. E nient'altro. Adesso rientrerò e metterò in campo Scizor. Eccolo il velen puntura, quello che stavate pensando. Non ha effetto su Scizor. Scizor tra l'altro altra new entry. Danza spada su Beedrill, che poi non conveniva nemmeno. Ecco qui privazione. Privazione di Scizor, che comunque ha fatto cadere quei pochi punti vita che aveva Beedrill. Adesso Crocodile. Rientrerò con Scizor e metterò in campo Rotom. Crocodile userà terremoto, ovviamente levitazione di Rotom non gli permetterà di farlo. Qui diciamo che ho avuto un predict abbastanza decente, dai, non potete dirmi nulla qui, dai, ci può anche stare. Idropompa e KO Crocodile, inevitabile. Inevitabile al 100%, perché sì, già mi stava dando sui nervi con quei suoi boost così a random, nemmeno procurati da lui stesso, e quindi ci può stare nettamente. Ecco qui Scolipid, l'artefattore di tutto ciò, che con le levito rocce stava quasi per andare KO. E non si dà per vinto, perché non contento riusa danza spada. E non ho capito il senso, se sei anche più veloce perché non attaccarmi? Beh vabbè, comunque KO anche Scolipid. E per chi non l'avesse capito, in questo team non c'è stata assolutamente una mega evoluzione. Però tutto sommato, via, ogni team non deve basarsi su una mega evoluzione. Potrà essere anche comoda, però. Allora, altro Pokémon avversario, Breloom. Ehi là, tipo erbalotta. Automaticamente avrà la Toxic Sfera con l'abilità Velencura, un po' simile a quella di Gliscor, il che vorrà dire che riprenderà punti vita grazie all'avvelenamento. Adesso Geloscheggia ha avuto la priorità dell'attacco per primo. Gli ho fatto parecchi danni, ma a quanto pare gioca di protezione, quindi si riprende tantissimo. E magari è qui che ho lasciato un po' di mano libera all'avversario, però sinceramente non mi trovavo in difficoltà con la scelta del Pokémon che potevo mettere, intendo dire, contro Breloom. Però tutto sommato mi è andata bene successivamente, adesso vedrete. Eccomi qui con Magnezone, altra new entry. Cosa farò con Magnezone? Intanto si è protetto perché sì. Con Magnezone userò Introforza Fuoco, sufficiente per mandarlo assolutamente KO. E quindi sì, l'ultimo Pokémon disponibile di Javier sarà Electivire. Neanche troppo forte da battere, quindi ho deciso di ritornare con il mio Magnezone per reinserire in campo Scizor, che purtroppo farà un fiasco assurdo. Gelopugno non farà poi così tanto danno, però successivamente si scopre che il carissimo Electivire avrà anche Fuoco Pugno, vero? Già. E dato che mi ha anticipato, non sono riuscito a muovermi in fretta. Però beh, dai, potevo anche concedermela, dato che avevo 3-4 Pokémon in team. Ecco qui, Fuoco Fatuo, riesco a scottarlo. Resistendo, attenzione, resistendo. Adesso volevo giocarmela di oddio, come si chiama quella mossa? Mi sfugge. Comunque ha pur sempre attaccato per primo, quindi non potevo farla. Ok, perde punti vita
perché è scottato. E riecco qui in campo Sylveon. Automaticamente protezione per fargli perdere qualche turno, in modo tale da scottarlo sempre di più e fargli perdere punti vita. Insomma, dovevo trattenermela, dovevo stallarlo in qualche modo. Userà terremoto, non farà poi così tanto danno. Gran voce. Sufficiente da mandarlo KO. Wow. Ragazzi, per quanto mi riguarda è stata davvero una lotta divertente e simpatica, perché sì, cioè, non lo so, all'inizio sembravo un pochino scettico. Ho detto, cioè, magari non riesco per via del boost donato da Scolipid a Crocodile. Però, se ci pensate un attimo, è anche stato stupido lui sotto certi aspetti, perché poteva attaccarmi, poteva farlo, poteva fare di me ciò che voleva se la giocava in quel modo specifico. Magari sotto con un commento scrivetemi cosa ne pensate al riguardo, se poteva fare di meglio lui o se tipo poteva usare una strategia inversa a quella che ho appena detto io. O, ovviamente scrivetemi anche come ho lottato io, perché il parere generico su tutta la lotta ci sta sempre. So che ovviamente qualche predict sarà andato a male, però ci sta comunque. In una lotta non tutto deve essere sempre perfetto, quindi sto cercando di riprendere le mie doti da butler, se così si possono definire, e nient'altro. Quindi sì, non posso fare altro che invitarvi a lasciare un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto, di commentare sotto dicendomi la vostra, perché sì, ne vale la pena. Voglio tanti commenti al riguardo e voglio sentire il vostro parere. Ovviamente fatevi sentire. Nient'altro quindi, Dark vi saluta e ci si becca con la prossima Wi-Fi Battle su Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha. Ciao a tutti!